Cominciamo dai pomodorini confit che saranno il tocco in più della nostra pasta al pesto. Sarà una versione veloce e perfetta per l'estate. Taglio i pomodorini a metà, li dispongo con la parte tagliata rivolta verso l'alto su una teglia, li cospargo con un po' di zucchero, un pizzico di sale e un filo d'olio. E faccio cuocere a 200 gradi in modalità ventilata per 25 minuti. Mi occupo del pesto, lo rucola nel mixer, aggiungo i pinoli, grana padano, un pizzico di sale, succo di limone, comincio a frullare e aggiungo l'olio a filo. E il pesto è pronto. L'acqua bolle, l'ho già salata, posso buttare la pasta. La scolo al dente, la condisco con un filo d'olio e la lascio raffreddare. Una volta raffreddata, condisco la pasta con il pesto, mescolo bene e posso impiattare. Una generosa porzione di pasta ben condita, qualche pomodorino confit e scaglie di mandorla tostata. E il nostro primo piatto è pronto, colorato e delizioso. Buon appetito!